Roberto. Mi è rimasta sulla punta della lingua, volevo dirti, cioè, il Veneto, terra di grandissimi campioni e piloti, parlavamo dei Mazzotto, parlavamo dei nomi per stare importanti. Nel mondo dei rally abbiamo Sandro Munari, che è stato il papà di tutti i rallisti, certo. Abbiamo Michi Biasion, due volte campione del mondo, bassanese, certo. Abbiamo il vicentino Gianfranco Cunico, una decina di volte campione italiano assoluto e vincitore di alcune prove mondiali. Abbiamo il campo della velocità, abbiamo Riccardo Patrese e Scandola, che è l'attuale campione italiano. Riccardo Patrese, che ha corso diversi anni in Formula 1, è stato il secondo italiano a vincere il Gran Premio di Monte Carlo. Il primo è stato Vittorio Emanuele Marzotto nel 52, pochi lo sanno, però uno dei quattro conti correnti. Cioè, abbiamo una grande storia nel Veneto. Abbiamo una tradizione lunghissima. Nessuno in Italia può. Allora, facciamo un giro. Alessandra, dobbiamo organizzarci, abbiamo 10 minuti per chiudere. Io vorrei chiamare fuori due ragazzi. Filippo e Mattia. Allora, lasciamo un microfono. Abbiamo un microfono. Grazie. Allora, Filippo e Mattia, venite qua intanto che vi facciamo vedere bene. Cosa avete portato? Di che? È di tuo Filippo. Questo? Te lo lascio, anzi scusa, io non devo parlare al microfono, è vero, ce l'ho già. Allora, raccontaci questo bellissimo go-kart, cos'è, cilindrata, quante ruote ha, quanti motori ha? Non guardarmi così, usa il microfono, abbiamo pochissimo tempo. Allora, cilindrata la conosci questo motore? Papà, aiuto? Vai. Mattia? Dai, aiutalo. Ah, c'è il portavoce? Perché abbiamo lo stesso kart. Ah, quindi lui, se non, quello che non sai soltanto tu lo sa lui. Lui blu, io. Tanto, quanti anni avete? 9. 10. Ecco, allora tu che hai 10 anni, quanti motori ha questo kart? Allora, il kart ha un motore. Bravo. Ha 60 di cilindrata e ha 4 ruote. Bravo. Due serie, preso per il giusto. Bene, e queste coppe qui davanti invece sono tutte tue, sì. Così tante. Sì. Come hai cominciato? Come? Facendo proprio grazie al mio meccanico Paolo Graziano, che mi segue ogni volta col kart, e aiutandomi papà a fare le gare. Sei vincendo. Riuscito? Sì. Hai iniziato quando? A 4 anni. 4 anni, piccolissimo. Ti ha portato il papà? No, papà correva con le macchine, con Valentina Albanese. E tu l'hai seguita? Una gara, è stata col kart, ho provato. Tu invece hai iniziato a che età, Mattia? Io ho iniziato a 5 anni. Quindi un anno dopo, sei anche molto raffreddato oggi. 5, sì. Sì. Perché hai scoperto il kart, capito? Prendono aria. Prendono una volta aria. Bene, io direi di fare un applauso. Bravi ragazzi, allora. Grazie. Tanto vi abbiamo presentati. Loro fanno parte, diceva papà, di un progetto. Se volete accomodarvi alle vostre sedie, è finita qua, non so che state da un'ora, state seduti purtroppo, però i tempi sono questi. E andiamo a conoscere invece gli altri piloti qua. Avete un microfono da questa parte? Sì, ce l'hanno anche loro. Allora, giusto per andare un pochino nell'ordine, abbiamo delle informazioni su... Allora, davanti abbiamo Cescon Andrea e Franzoso Lorenzo, qui davanti. Allora, a me. Facciamo un applauso a questi due giovani piloti. Allora, Andrea Cescon, pilota di rally, nome che ricordiamo... Di grande valore. Com'è la tua storia, la tua carriera, la tua attività? Beh, io ho iniziato a Padova, poi mi sono trasferito a Treviso, dove ho avuto un grande aiuto della scuderia Pieve Jolly. Ho fatto un italiano poi dopo in seguito con l'Alfetta GTV Gruppo 2 e con alterne soddisfazioni, poi dopo ho smesso, ho fatto un Sanremo, poi insomma un po' di gare, l'ultima gara l'ho fatta, il Giro d'Italia nell'89, è andata abbastanza bene, ero in coppia con Roberto Ragazzi. Ecco, che avevamo invitato ma aveva impegni e non riusciva a venire. Sfortuna, siamo andati solamente decimi quella volta. Grazie, Lorenzo Franzoso invece ci racconta anche di questo progetto MITE, giusto? Allora, buonasera, Lorenzo Franzoso, io sono di Adria, ho corso dal 77 con la Patavium. Poi successivamente ho smesso nel 79 e ho iniziato a correre nel 97 con le auto storiche. E continuo l'attività e faccio parte del progetto MITE. Il progetto MITE praticamente è un'idea nata da Gilberto Pozza, che ha coniugato l'utilizzo di piloti non vedenti e ipovedenti
con il rally, che era una cosa impensabile fino a qualche tempo fa. Quindi noi ci avvaliamo di piloti non vedenti e ipovedenti, che vuol dire che noi piloti ci dobbiamo fidare di tutto quello che ci dicono i nostri amici che non vedono. Ah, ecco, quindi abbiamo il radar che è scritto in Braille, perciò quando ci giriamo vediamo dei fogli bianchi. Ed è un'impressione. Non puoi neanche cambiare le note, perché tanto. No, assolutamente, non possiamo cambiare le note. Loro invece sono precisi, immagino che siano perfetti. Sono precisi e soprattutto una cosa: un conto sono le note sul radar, un conto sono le note sulle prove speciali, che chi ha fatto rally sa benissimo che bisogna accelerarle al massimo, altrimenti. Troviamo delle informazioni su questa cosa, abbiamo... Tu avevi una locandina. Anche l'acronimo MIT, cosa vuol dire? Sì, ecco, l'acronimo MIT vuol dire insieme, praticamente nelle varie lingue, tedesco, MIT, italiano, francese, inglese, l'insieme mi dice MIT, ecco. Ho capito. Ecco, è nata nel 98 come idea, nel 2003 ha ottenuto dall'AXAI la possibilità di far partecipare questi ragazzi, ipo e non vedenti. Dal 2004 praticamente si è costituita come scuderia e il più bel risultato è stato l'anno scorso, che abbiamo conseguito il primo posto delle scuderie iscritte al trofeo Tre Regioni Regolarità Sport. Patrizia, è una bella cosa, bellissima questa qua. Grazie, passiamo il microfono dietro, bravo Lorenzo. Allora abbiamo anche una pilota, pilota e navigatrice anche, sì, vero, che è Zambiasi Lucia. Allora, con questo cappello biondo fuori dal finestrino, come concili questo aspetto fisico così grazioso con la rudezza necessaria nel mondo dei motori? Sono anche motociclista, quindi... Grazie. Sei contenta. Allora? Ma diciamo che per noi donne è più difficile, perché dobbiamo conciliare, almeno nel mio caso, poi che ho iniziato tardi, quando già ero mamma... Dobbiamo quindi col passeggino dietro correre per i rally. No, dobbiamo conciliare il fatto di essere madri, lavoratrici, mogli. Tu che macchine guidi e hai guidato? Purtroppo solo gruppi N, però insomma ho la soddisfazione di aver vinto un campionato italiano nel 2004. Bravo, un bel applauso. Bravo. A lei. Ciao, microfono. Marco. Abbiamo? Alex Pro. Alex Pro, anche tu pilota? Sì. Io sono un po' un intruso, perché io sono un lombardo. Arriviamo in Lombardia. Vabbè, però la Milamina è passata a Brescia, dai, quindi lo accogliamo oggi. Anche perché è in onore a sempre la Mille Miglia, visto che parte da Brescia. Sì, dai. Sì. No, io devo ringraziare Patrizia che mi ha invitato. Sei rallista però, rally? Sì, rallista. Rally. Auto? Ho fatto alcune Subaru. Comparse, no, ho fatto alcune comparse anche in pista, però prediligo rally come formazione. La guida sporca, come si chiama? Cioè, si può dire qualcosa? Sì, una guida... Adesso queste macchine piantate lì. Sì, difatti mi sto dedicando un po' allo storico, proprio per tornare un po' alla vecchia concezione della guida. C'è questo passaggio da un'attività agonistica, poi si lascia un po' stare, ma poi ci si riavvicina. Lo storico sta crescendo veramente tantissimo, soprattutto in quest'ultimo periodo, e sta diventando uno sport molto, molto interessante anche dal punto di vista mediatico, e le vetture sono veramente molto performanti. Bene, altro pilota. Grazie. Emanuele Zecchin. Io sono di Venezia, però sono trasferito a Padova da un po' di anni, però sono nato con la scuola padovana, con l'Honored Corse. Macchine da rally o macchine? Faccio rally, scoperte, ormai da 23 anni. No, coperte. Come lui che era freddato. Non c'è l'Opel Cabrio, scusa. Dobbiamo correre, quindi, Dario, perché sì, già sì, mi chiama la vicina. No, qui ho iniziato appunto con l'Hornet Corse a correre, ormai sono 23 anni. Adesso corri ancora? Corro ancora, sono ancora in attività. Bravo, quest'anno è bravo. E vince anche. Vince, ha vinto Ray Corse. Un applauso allora, ragazzi. Passiamo il microfono all'ultimo pilota che abbiamo di qua, ne abbiamo anzi altri due o tre ospiti, chiudiamo con gli amici da questa parte, abbiamo il microfono da questa parte. Sì, c'è il microfono. Allora, questo staff, team di Luigino Gennaro, che è Circolo Patavino, come si chiama? Circolo Patavino Autostoi, che ha fatto 4-5 veloci nome, salutateci. Io sono Antonio Biasin, faccio navigatore per Gennaro, l'ho iniziato io alla Mille Miglia, io ne ho fatte 4, bene, due con lui, adesso mi ha abbandonato. Microfono dietro, e beh, adesso lui deve essere qua anche oggi, Luigino Gennaro, che è un po' un riferimento qua
nella zona, ma sta provando e i percorsi, se non ho capito male. Buonasera. Prego. Paolo Prati, presidente del Circolo Pattavino Autostoriche. È un club federato ASI con circa 800 soci. Quindi non è una cosa ecco, giusto per... Ovviamente i nostri soci abbracciano tutte le specialità del motorismo storico. Ma hanno tutti storico. Una macchina d'epoca oppure sono in linea di principio navigatori? Cioè... No, sono quasi tutti possessori di auto o di moto e per quella che è la mia esperienza è difficile che ci sia una persona appassionata di auto storiche che abbia una sola automobile, perché comunque, la passione molto, è tale. Cioè uno anche con la 500 può, assolutamente, giusto, è, infatti averne Topolino messe bene. Volevo fare una piccola annotazione. Abbiamo parlato della Mille Miglia, che è senz'altro la punta dell'iceberg, il massimo e il vertice del motorismo storico. Il motorismo storico però non è questo, perché abbiamo parlato di auto da milioni di euro, abbiamo parlato di tasse di iscrizione per migliaia importanti. E migliaia di euro, e invece il motorismo storico abbraccia anche chi a casa con passione e con perdita di tempo e di denaro si restaura magari una vecchia Topolino, una 500, quindi veramente abbraccia tantissime cose. Grazie, vicino a voi li saluto solo Federico Chiamenti, che è papà di Filippo, e Paolo Limena, che è papà di Mattia. Grazie di essere venuti. Chiudiamo con questo bel giovane con pilota. Con questa promessa, con Tomasin Giulio, giusto? Sì, hai iniziato Giulio presto, anche tu, un po' dopo però degli altri due bimbi sì, che abbiamo visto, avevi sei anni, un anno dopo. È più grande sì, è lui adesso. Sì, però ha iniziato, io mi sono sei anni, però hai bruciato un po' le tappe. Raccontaci un attimino. Sì, io in breve ho iniziato anch'io a cinque anni facendo il karting. Avvicino un pochino al microfono. Per gioco. Grazie. Finché ogni anno sempre... facendo campionati sempre un po' maggiori e di maggior difficoltà, sono arrivare a buonissimi traguardi. Infatti nel 2012 sono stato selezionato dalla Ferrari e all'età di 15 anni sono andato, ovvero settembre dell'anno scorso, sono andato nell'autodromo di Vallelunga con una Formula Abarth che ha il motore Abarth, ma in realtà la forma è quella di una monoposto, dove oltre ad essere stato a Maranello ho sostenuto dei test con... Ti hai dovuto aspettare 15 anni perché saresti potuto arrivarci anche un anno prima tu, sì, però io sono non stato avevi... preso un anno prima e appena ho compiuto i 15 ti hanno dato la possibilità. Insomma hai anche avuto un quinto posto al mondiale di kart, facciamogli un applauso perché abbiamo parlato di Riccardo Patrese, ma c'è una grande tradizione e dal kart, insomma la scuola del kart è sempre basilare per le corse in pista. Bene, programmi, abbiamo, cos'hai, una scuderia? E in questo momento ho una scuderia, ma solo per provare, solo per allenarmi, perché in questo momento vorrei fare la Formula 4, ma devono ancora completare tutto. Concretizzare. Concretizzare tutto. Quindi diciamo è ancora importante per uno sponsor, investire in giovani come voi? Soprattutto ormai lo sponsor. Quindi avete sempre insomma il sostegno dello sponsor è fondamentale, giusto? Soprattutto in queste categorie. Ecco, va bene, noi diciamo sempre che insomma c'è una grande visibilità e poi si aiuta dallo sport, si aiuta i ragazzi, che è sempre corretto. Importante. Chiudiamo con i nostri due ospiti, velocemente, anzi uno dei due ospiti se davanti. Si presentano velocemente. Ci salutate voi. Ci salutate sì. Perché non dobbiamo chiudere. Chiudiamo con voi perché stiamo chiudendo. Carlo Berton, sono organizzatore del Rally di Scorzei come Daniele Codato, ogni tanto facciamo anche qualche garetta, anch'io prediligo in questo momento le storiche nonostante organizziamo un rally moderno, per cui bene. Avanti così. Il signore l'abbiamo come ospite, però è un appassionato anche lei. Tra l'altro io sono un ufficiale di gara. Appunto. Quest'anno come altri anni tra l'altro seguo il Mille Miglia con un rapporto per i concorrenti, quindi la seguo tutta dall'inizio alla fine. Bene, insomma abbiamo tante cose da dire, l'abbiamo dette pochissime rispetto a tutto il movimento, però insomma ci riproponiamo, abbiamo sempre poco tempo, ecco il tempo è quello che abbiamo, ma cerchiamo di concentrare tutto. Allora ragazzi, l'appuntamento il 13 luglio
su a Este Gallaone, a Este c'è una gelateria, anzi un paio di gelaterie molto buone, quindi ve le consiglio. È una bellissima cittadina con una bella location, bellissimo posto, ma ovviamente 15, se siete nella zona di Vicenza andate a Vicenza, poi seguite magari un po' la corsa, arrivate a Padova, Nicola, Verona, e Verona per i rally, le tue valli, insomma tante belle cose. Io vi ringrazio, grazie Alessandra. Grazie Dario. Hai sopportato un'altra puntata sui motori. Sui motori, ormai. Io devo sopportare quella pallanuoto, scusa. Ne facciamo sempre poco. Running. Running ormai hai detto che sei diventato niente, anche tu. La settimana prossima parliamo di arti marziali. Avremo tutte le arti marziali, judo, karate, taekwondo, eccetera, eccetera. Bene, grazie. Bene, grazie soprattutto a grazie a donna Patrizia. Grazie. È stata una preziosissima collaborazione. Grazie, alla prossima settimana. Ciao a tutti.